I progetti in campo sono quelli della sperimentazione clinica, ma anche del trasferimento tecnologico e di tutto quello che può servire per implementare il miglior servizio al cittadino in tempi di crisi in cui ci sono meno risorse a disposizione. È interessante osservare che tra le prime 25 strutture, diciamo, per esempio per quello che riguarda le sperimentazioni no profit, cioè quelli che hanno come un promotore istituzionale, troviamo tutte e tre le grandi aziende ospedaliere universitarie della Toscana. Questo perché nel terreno di incontro tra università e sistema sanitario è la chiave per avere una sperimentazione clinica di qualità. Quindi questo significa formazione, significa lavoro, significa anche la possibilità di dare migliori farmaci e migliori servizi ai nostri cittadini. Mi fa un esempio concreto di quello che state facendo, un esempio proprio palpabile che c'è già? Sì, allora un esempio concreto è dato dal fatto che i tempi medi di approvazione di una sperimentazione clinica negli ultimi 5 anni sono diminuiti di un terzo, un quarto, cioè passando da 60 giorni a 8 giorni in tutti i nostri comitati etici. Adesso speriamo che con la riduzione dei comitati etici di fatto a 1 con 4 grandi, diciamo, aree si possano ridurre ulteriormente e armonizzare.